Del territorio. Una premessa, non per cattiva volontà, non abbiamo prodotto una lavagna perché la nostra aula era un po' piccola, abbiamo scelto una aula piccola perché pensavamo che fosse il laboratorio con meno partecipazione. In realtà alla fine non è stato così, è stato un laboratorio sicuramente molto sentito, molto partecipato, che ha anche prodotto dei buoni risultati. Il compito di chi fa la sintesi è sicuramente un po' ingrato, perché in questi casi anche raccogliere le sfumature diventa importante. Una cosa che ci siamo detti subito, quando abbiamo cominciato a lavorare, è che il territorio è il laboratorio di sintesi degli altri tre laboratori. Quello che il laboratorio sulla democrazia produce, dando nuovi strumenti di partecipazione democratica, lo deve attuare il territorio. Le buone pratiche di decrescita avranno una ricaduta sul territorio. Le nuove forme di lavoro che potremo andare a trovare, le nuove forme di relazioni umane tramite il lavoro, avranno una ricaduta sul territorio. Quindi il territorio è quello che unisce e se mette in pratica quello che noi stiamo sognando, questo cambiamento che stiamo cercando di sognare. Un'altra cosa fondamentale che ci siamo detti è che se è vero che il mondo, questa società liquida come è stata definita ultimamente, rende necessità di avere delle risposte complesse, la relazione umana fatta attraverso realizzazione di forum, fatta attraverso scambi di esperienze personali, è quello che può dare la risposta ai nostri problemi. Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi anche un rappresentante dell'istituzione che si è seduto al nostro tavolo e ha voluto confrontarsi con noi sulle nostre idee, e devo dire la verità, il confronto è stato serrato ma è stato interessantissimo. Sono venute fuori varie proposte, una molto molto concreta e molto molto bella è la mappatura dei beni demaniali pubblici presenti sul nostro territorio. Abbiamo fatto prima una piccola premessa sul fatto che attualmente i beni per la legislazione italiana sono o pubblici o privati. Per la prima volta quest'anno Renato, che è brillante, che ci ha coordinato negli interventi, ci ha detto che è stato definito per la prima volta nella sentenza della Cassazione, è stata utilizzata la definizione di bene comune relativamente ad una disputa su alcune valli di pesca, credo nella laguna di Venezia o giù per lì. Per la prima volta la Cassazione ha definito una cosa bene comune. Questo dà sicuramente molta forza a quelle che sono le nostre iniziative che potremmo proporre sul territorio. La mappatura è un punto molto molto importante. Noi viviamo in una città, viviamo in un territorio senza sapere quello che è nostro attraverso le istituzioni che ci governano, e questa è una cosa molto molto importante in realtà da definire. Abbiamo gli strumenti legislativi che ci consentono di fare questo, possiamo chiedere al comune che ci produca una lista di quelli che sono i beni pubblici e demaniali. La nostra intenzione è quella di produrre una grandissima mappa, di appuntare con degli spilli, delle bandierine colorate, quelli che sono i beni pubblici, e poi di cominciare un lavoro sul territorio cercando di interpellare le persone che sono vicine a questi vari punti e di chiedere, attraverso questionario troveremo le varie forme di sensibilizzazione delle persone, loro che progetti hanno, come vedono quel territorio, se lo vedono come loro, se lo vedono abbandonato, se avrebbero un sogno da poter realizzare con quelli del territorio, e alla fine sintetizzarli, sceglierne due o tre da poter dire al comune: guarda, questo non è più un bene pubblico o un bene privato, ma è un bene comune secondo l'accezione di quella che ha definito la Cassazione. Noi vogliamo prendercene cura, noi vogliamo che sia gestito in questo modo, ci impegniamo in prima persona a gestirlo. E quindi si ritorna di nuovo al discorso di intrecciare relazioni interpersonali che siano di valore, che siano di risposta ai problemi. E sulla scorta di intrecciare nuove relazioni si è cominciato a pensare effettivamente a esperienze tipo condomini solidali, microgas anche legati ad appartamenti contigui, a persone che condividono certe cose. Siamo detti che il cambiamento inizia da ora, inizia da noi e deve essere sentito e portato avanti. Ci saranno ovviamente i prossimi incontri con cadenze che adesso andremo a stabilire, inizieremo sicuramente il progetto di mappatura del territorio e cominceremo eventualmente a pensare a come poter realizzare questi condomini solidali. Ci stava pensando, cioè, perché avere un trapano in ogni casa, quando basterebbe avere un trapano per condominio che ci si presta e si utilizza quando serve. È chiaramente una cosa che si interessa con il lavoro, ovviamente. Noi siamo il laboratorio di sintesi, quindi avremo sicuramente anche dei momenti di scambio con gli altri laboratori per raccogliere ancora di più le idee. In breve, questa è stata la nostra intenzione.